sono rimasto basito di questo documento. Lo riapro, è qualcosa di incredibile. C'è una firma privata di un cittadino privato, non c'è un titolo, non proviene dalla regione, non è una delibera, non è un provvedimento amministrativo. Spacciare in comune questa cosa, ammesso che la firma penso sia vera, che se non fosse vera, però non voglio dire questo, diamola per vera, non lo so perché c'è uno scarabocchio, facciamo finta che sia. Voi immaginate che un presidente della regione, ma se è vera è grave, perché un presidente della regione è impazzito. Devo interrompere con te. Si può presentare questo documento come una garanzia di un presidente? Cioè, invito a fare un'interrogazione fiume nella quale saremo tutti presenti, perché qui c'è da ricoverare più una persona. Questo può essere un documento da presentare come una garanzia? Io però ti dico, io sono un occhio allargato, sia giuridica, no? Che poi dopo esperienza amministrativa. Nel momento in cui un comune, il consiglio comunale è stato presentato questo, però, se c'è stato letto in consiglio comunale, dato che io proprio tanto sveglio non so, ma non penso di non essere mai più tanto sciocco, quando ha letto quella roba lì, prontamente ho chiesto ne voglio copia, cioè ho visto in maniera formale, perché quella roba lì, come ieri l'ha letta, poteva scomparire. Non c'è nessun proprio, non c'è niente di questa roba. Ieri sera non mi è stato consegnato la richiesta, ho mandato una mail, quindi ho fatto una normale richiesta di accesso agli atti. Ah, è stato messo, no? Per fare, c'era stato messo per fare la mail. Cioè, poi c'è la registrazione, c'è stata la registrazione, però è chiaro che la registrazione non è che ti riprende, no? Cioè non è che sta quello che sta leggendo, leggi un foglio di carta, non era, se non li visto non sai di chi era, no? Io ho fatto la normale richiesta di accesso agli atti ieri sera, finita la seduta dei consigli. Stamattina formalmente mi è stata trasmessa, quindi è un documento ufficiale questo, cioè non è un documento ufficiale. Garantisce personalmente questo signore al di fuori della giunta dei provvedimenti deliberi, qui qualcuno, cioè più di uno che devono essere ricoverati, chi ha firmato, chi l'ha presa, che non posso diventare con presidente della regione, scusa, non c'è il protocollo, è denunciato, vai a giro con questo foglio dicendo non c'ha nessun valore, questo foglio qui non c'ha nessun, cioè, ma voi pensate che è una garanzia questa? No. Ma di chi? Lasciata da chi? Chi è questo? Comunque sia, sì, ti dico quello che so io. Ma uno lo dice in consiglio comunale, una cosa del genere? Sì, potrebbe essere, è garantia, però... Ma al di fuori di chi? Cioè, ma sai, ha fatto politica la vita, ma ce ne deve essere un provvedimento, la delibera. Scusa, ma se parliamo di una regione, un ministro. Non siamo politici, non siamo niente. Stiamo facendo questo per il benessere di San Severino, per la oltre a questo, che io non l'ho letto, scusa, non l'ho letto, però da vecchia esperienza è forse questa così, è una garanzia di se l'hai vista mai in 50 anni, questo seminario è stato fatto perché mi sorge delle voci che sono state fatte, delle riunioni, perché qui ci sono delle forze politiche che sono state attaccate. E allora anche dentro le forze politiche ci sarà qualcuno che non penserà soltanto alla politica, al poter sistemare i figli oppure via gli incarichi vari in compagnia bella. Ce lo abbiamo. Allora che succede? Doveva qualcuno garantire, dice guarda che ti chiudo l'ospedale, però ti do la cinecologia a Macerata, perché qui non c'è scritto, la politica a Civitanova, l'oncologia a Recanati, cioè l'accontentati, perché politica serve per qualcuno. Dopo che sfacciatamente, perciò questo qui il problema, che una parte viene lì e ti dice il consiglio comunale, che non è una cosa così normale, stiamo nel consiglio comunale, signori, e ti propongono questo documento, questo foglio di carta, è grave, ricordatevi che la amministrazione cerchiamo. Perciò io dico non è politica, ma qui la lotta è politica e dobbiamo attaccarle questa gente, perché in questo momento noi non vediamo nessun medico. Sì, una parte ci sarà quelli che saranno c'ha paura, una parte sarà quelli che dovranno avere prendere il posto, un'altra parte sarà... però mi pare che qui ci sta qualche cosa che c'ha delle istituzioni istituzionali, fa parte anche dei della giunta che ci doveva difendere a noi, cosa che non è successa. Perciò io chiedo, arrivato a questo punto, visto che noi siamo riusciti a ottenere qualche cosa, niente, ma qualche cosa siamo riusciti a ottenere grazie a Marchetti e compagnia bella, questo qui attaccandoci. No, cos'è? Io dico che questo è il momento, se noi vogliamo attaccare, perché c'è sta l'ospedale, ma c'è sta anche Castelvetrano, c'è sta il cementificio. Il cementificio, quello è così, faccio parte della commissione dei tempi, no?
E questo è grave, perché l'aria e la salute la rispiriamo tutti. Beh, io ormai sono arrivato a quella zona, ma ho i nipoti, importante. Dobbiamo vedere, cioè a questo punto, come comitato, sì, belle riunioni, facciamo tutto, però dobbiamo attaccare. Perché attaccando, forse attaccando, siamo riusciti che il ministro ha chiamato, ma sei, ha detto, ma che succede? Che è sta cacciata? Allora, dall'altra parte, la regione, quasi costretti, dentro il papà, perché dentro il partito di loro, alla micro, fa, ci si porta in giro. Ma ci si porta in giro un nostro, questo qui, forse è stato costretto, non lo so, quello che sarà. E poi se più non se va perché sennò si dice qualche denuncia, però